Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è mercoledì, noi ci siamo svegliati un'oretta fa, io e Pietro e Nea, e ci stiamo facendo delle dormite pazzesche. Non oso immaginare quando poi si dovrà ritornare al lavoro e a scuola. E perché veramente al mattino dormiamo, che è un piacere. Sì che la sera andiamo a dormire piuttosto tardi, però al mattino è veramente, veramente dura alzarsi. Allora, oggi giornata un pochino impegnativa perché nel primo pomeriggio andremo dal dentista con Pietro Nea, e per noi andare dal dentista per lui è veramente un'agonia. Un'agonia perché ogni volta che andiamo ce n'è una, ogni santa volta. E quindi tutte le volte ci sale un'ansia pazzesca un po' a tutti. Sto mettendo tutte le mie cremine. Allora, ho messo il contorno occhi di solito, quello di Hello Body, poi la mia crema giorno e notte, e ora vado a mettere nella zona baffo l'antipigmento perché non si sa mai, preferisco sempre metterla, anche perché mi sono resa conto in questi anni che da quando utilizzo questi prodotti della Eucerin sulla zona baffetto non ho più quella macchia terribile. E nulla, quindi oggi andremo dal dentista. Allora, adesso vado a mettere la mia crema che ho già provato in questi giorni, ve l'avevo detto che l'avrei provata. Allora, vi do un feedback. Allora, mi piace perché comunque i prodotti della Avène piacciono tanto, anche se vi devo dire la verità, mi trovo meglio con quella da sfumare col pennello. Allora, con questa spugnetta si stende comunque molto bene, perché poi basta proprio poco poco prodotto e siete pronte, eh? Però diciamo che finché uno a casa tutto questo tu lo può fare, quando invece si è di fretta è molto meglio il pennello. Però comunque mi piace, ecco qua. Poi, allora, essendo che fa molto molto caldo, non vado a fare grandi cose assolutamente. Vado a mettere metto giusto un po' di contouring, questo della Kiko in crema, anche perché quello di Milk l'ho finito, quindi sto utilizzando questo di Kiko che è chiaro, ma in questa stagione va benissimo, proprio poco poco poco, da dare giusto un po' di colore, anche perché con l'abbronzatura non c'è bisogno di grandi cose, eh? Ok. E infine un pochino di blush sulle guance, senza star lì e mettere tanto prodotto, giusto una tamponata. Qua. Fine. Un po' di mascara. Allora, devo dire che le cose che a me fanno principalmente sudare non sono tanto i trucchi, ma le creme, ovviamente. Mettendole al mattino con questo caldo è molto molto impegnativo. Allora, vi stavo dicendo che
Oggi andremo da dentista e poi nel pomeriggio volevo fare un giro con la mia amica all'outlet perché mi ha chiamato questa mattina, mi ha detto io oggi devo andare all'outlet a fare due commissioni, ho detto vengo anch'io così mi prendo un pomeriggio libero. Allora adesso vado a prendere un illuminante che ho comprato l'altro giorno con mia suocera, siamo andati a fare un po' di giri, siamo andati in questo negozio nuovo del quale non ero mai stata e vi faccio vedere l'illuminante che ho preso che io utilizzo principalmente per le labbra. Allora, questo è l'illuminante, come potete vedere è un pochino colorato, quindi vi dico la verità, a me piace sia sulle labbra che un pochino qua sulla punta del naso, a parte che adesso col caldo che fa non c'è neanche bisogno di mettersi l'illuminante, però vabbè. Allora, vado a mettere sulle labbra la matita, quella di Charlotte Tilbury. Questa è il Pillow Talk Medium. Questa matita è molto bella anche in autunno, eh? Faccio un contorno, poca poca dentro. Ecco qua. E infine vado a mettere lui. Rimane molto molto luminoso. Questo è della Winnie. Sono pronta dopo la mia sauna perché si fa la sauna e adesso vi faccio vedere l'outfit. Anzi, prima chiudo tutto, farei i miei trucchi, la mia crema. Mi metto un po' di deodorante, io utilizzo questo del Borotalco, anche se macchia, e quindi mi sa che per quest'estate lo abbandonerò. Poi il contorno occhi. Qui è tutto a posto, adesso vi faccio vedere. Allora, ho messo questa canotta, che è una canotta di Zara, e questa gonna lunga plissettata che è di Imperial e andrò a mettere le infradito di Michael Kors. Allora, buonasera, sono le 20:07. Noi siamo stati praticamente tutto il pomeriggio dal dentista perché gli hanno fatto la pulizia dei denti. La prossima ce l'hanno fissata a gennaio e fortunatamente è andata bene, ha trovato questo dottore giovanissimo che l'ha preso subito in simpatia e quindi si è fatto fare la pulizia dei denti tranquillamente. Poi siamo andati al centro commerciale con Pier Andrea, gli abbiamo preso un regalino per aver sopportato oggi questo pomeriggio e di pulizia dei denti. Poi siamo andati da Fede, io adesso sto tornando a casa di Fede perché ho dimenticato il sacchettino con l'apparecchio e quindi sto tornando indietro. Tanto Pietro e Nea è andato col papà,
nei campi a fare un giro, e quindi io mi sono presa questi 10 minuti di libertà. Sarei dovuta andare oggi all'outlet, ma non siamo andate, andremo domani, anche perché oggi il pomeriggio è stato veramente lungo. Una volta usciti dal dentista siamo andati in concessionaria, la BMW dove abbiamo preso la macchina, per far vedere la bocchetta dell'aria che praticamente non riuscivo più a girarla. Ecco, qua c'è una macchina ferma con le quattro frecce davanti a un passaggio a livello. E questa cosa perché? Adesso stanno passando tutte le macchine, ma miseria, poverino, gli sarà fermata la macchina, mannaggia. E vi dicevo, siamo andati appunto in concessionaria per far sistemare la bocchetta dell'aria, e a me il dubbio è venuto del motivo per cui questa bocchetta si è bloccata, quasi certi. Ho comprato il supporto per il telefono, l'ho comprato da Action, e nulla, probabilmente è stato quello lì, troppo pesante, troppo spesso il gancio e si è storto un pochino il gancetto della bocchetta, ma loro in 3 minuti me l'hanno sistemata, fortunatamente in garanzia, quindi non c'era un danno particolarmente grande. Poi mi hanno sistemato la targa, perché quando abbiamo ritirato la macchina la targa era un po' mollina, si muoveva, soprattutto quando vado a lavare la macchina, quindi me l'hanno sistemata. Poi Pier Andrea mi ha regalato i tappetini di gomma. Io fino adesso avevo messo quelli provvisori, invece oggi mi ha detto: ma sì, già che siamo qua, prendiamo i tappetini marchiati, i mini, che sono un po' più bellini e tutto, la macchina è nuova, ma sì, facciamo questo piccolo investimento. E quindi abbiamo preso i tappetini, tra l'altro sono proprio carini. Poi soprattutto io con un bambino tante volte carico anche gli amici di Pietrenea quando magari piove, nevica o altro, almeno il tappetino in gomma è meno delicato rispetto al tappetino in moquette. Allora, adesso vado da Fede, oggi abbiamo pranzato lì, domani probabilmente ripranzeremo lì, e nulla, imbocco la via e poi ci vediamo dopo. Allora, questi sono i tappetini, devo andare a aspirare la macchina perché l'ho fatto sabato, ma è già da aspirare. Questi sono i tappetini con il loro bottoncino marchiato mini, sono proprio carini, li abbiamo fatti mettere sia dietro che davanti. Ecco qua, questo è quello davanti. Allora, sono arrivata a casa e ho deciso di mettermi un pochino al sole, anche se ormai il sole non è più quello del pomeriggio, però devo dire che in mezz'ora che sono qua mi sono praticamente già abbronzata. Merito probabilmente anche delle vitamine che sto prendendo da più di un mese, quelle della Pierce Benefit. Effettivamente, non essendomi ancora messa al sole, un po' abbronzata lo sono già, quindi devo dire che come per i capelli anche quelli per la pelle sono molto molto validi. Allora, oggi è stata appunto una giornata dove non mi sono fermata un attimo, quindi adesso un pochino di relax me lo godo. Pietrini è stato un po' in piscina, adesso invece è andato dentro, non aveva più voglia di stare fuori. E tra l'altro eravamo qua fuori, a un certo punto ci siamo trovati Demetra fuori qua in giardino che girava. Me ne sono accorta io per caso, perché mi sono girata, l'ho vista lì che girava, e ci siamo resi conto che lei dalla sala, dalla zanzariera, a differenza di quella che c'è in cucina che è bloccata sotto, quella della sala
a binario, quindi non è proprio fissata, e lei è riuscita con la zampa a tirarla un pochino su e uscire. Adesso l'idea era quella di, pensavamo con mia suocera, di provare a prenderle un guinzaglietto da portare magari un po' qui a passeggio per il giardino, anche se poi ho paura che le venga così tanta voglia di uscire che non voglio neanche pensarci. Però tanto ormai il giardino l'ha saporato, perché l'abbiamo trovata fuori 2 volte, quindi ormai la voglia di uscire ce l'ha. Adesso valutiamo un attimino cosa fare. Fortunatamente nella casa nuova è tutto chiuso, quindi volendo, anche se la facciamo uscire, dovremmo essere tranquilli. Poi al massimo la facciamo uscire solamente quando ci siamo noi. Allora, adesso vi saluto, io sto ancora un pochino qua fuori perché mi sto proprio rilassando tantissimo. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!